Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. A tutti giunga l'augurio di una buona giornata. Da Orazio Coclite che vi parla, da Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica e da Damiano Caprio in regia. Amici, siete collegati in diretta con il memoriale di guerra nel quartiere Testaccio che custodisce le spoglie dei militari appartenenti al Commonwealth caduti a Roma. Tra poco il Papa presiderà la Santa Messa nella ricorrenza religiosa, oggi 2 novembre, della commemorazione di tutti i fedeli defunti. La testimonianza di fede di quanti ci hanno preceduto deve rafforzare in noi la certezza che il buon Dio accompagna ciascuno nel cammino della propria vita. Non abbandona mai nessuno a se stesso e vuole che tutti siamo santi come è santo Lui. Il memoriale di guerra, il Testaccio qui a Roma, è l'ottavo cimitero visitato da Papa Francesco proprio in occasione della commemorazione dei fedeli defunti. Per 3 anni consecutivi, dal 2013 al 2015, ha celebrato Papa Francesco la messa al cimitero monumentale del Verano. Nel 2016 è stato poi a Prima Porta. Nel 2017 si è recato al cimitero americano di Nettuno, e nel 2018 al cimitero romano del Laurentino e nel 2019 nelle catacombe di Priscilla. L'anno successivo ha visitato il cimitero francese. Infine, l'anno scorso, dopo aver celebrato la Santa Messa nella Basilica Vaticana, si è recato al Campo Santo Teutonico per un momento privato di preghiera in memoria di tutti i fedeli defunti. E siamo in attesa qui al cimitero monumentale nel quartiere Testaccio, siamo in attesa di accogliere l'arrivo di Papa Francesco e quindi partecipare alla Santa Messa. Oggi preghiamo per i nostri fratelli defunti, fratelli che vivono con noi la comunione dei santi. Meditiamo anche sulla nostra vita che, pur destinata alla fine fisica, è chiamata ad essere trasformata. Ecco che in questo momento ha fatto il suo arrivo Papa Francesco, sta salutando le personalità presenti, quindi tra poco raggiungerà l'altare dove darà inizio alla Santa Messa. La morte, cari amici, ha sfiorato Gesù, ma non ha vinto. Allo stesso modo, la morte non è per il credente la parola definitiva dell'esistenza. Viviamo in profonda comunione con i fratelli che ci hanno preceduto nel segno della fede, uniti a loro dall'affetto e dalla riconoscenza, nella certezza che ora intercedono per noi presso il Padre. E vi invito, anche se solo tramite le onde della radio, di partecipare a questa Santa Messa e di farlo con profondo raccoglimento e immensa gratitudine per il mistero che ci apprestiamo a celebrare. Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in noi. E in questo momento Papa Francesco passa tra le lapidi qui al cimitero del Testaccio. Vi è anche un omaggio floreale, ha tra le mani un mazzo di rose bianche che lascia sulle tombe di questi nostri fratelli, ripeto, nel
memoriale di guerra nel quartiere Testaccio, che custodisce le spoglie dei militari appartenenti al Commonwealth caduti a Roma. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Questa espressione ci è molto familiare per averla sentita tante volte pronunciata dal sacerdote nel corso della Santa Messa. La preghiera per i defunti appartiene alla più antica tradizione cristiana, anzi è già radicata nella tradizione dell'Antico Testamento. Fatta una colletta, Giuda la inviò perché fosse offerto un sacrificio. Essa è l'espressione della nostra speranza nella risurrezione dei defunti ed è sostenuta dal mistero dell'amore di Cristo che ci ha unito gli uni gli altri. E la Chiesa, da madre attenta alla vita dei figli, invita non solo a pregare per i defunti che abbiamo conosciuto, amato e di cui abbiamo sentito parlare, ma anche per tutti i morti di cui Dio solo ha conosciuto la fede, perché Gesù Cristo è morto e risuscitato per tutti loro. Quindi il 2 novembre non è soltanto il giorno in cui commemoriamo i nostri morti, ma un giorno di intensa invocazione che la Chiesa rivolge a Dio per tutti i fedeli defunti, perché conoscano il riposo eterno e la luce che non conosce tramonto. In questa prospettiva, per il cristiano la morte è incontro con il Creatore, passaggio verso la vita, riposo in Dio. San Paolo ai cristiani di Filippi arriva a scrivere che desidera essere sciolto dal corpo per essere con Cristo. Ancora l'omaggio di Papa Francesco ai morti qui al memoriale di guerra nel quartiere Testaccio. I fedeli presenti hanno preso tutti posto e attendono silenziosamente l'inizio della celebrazione. In questo momento splende un pallido sole dopo una nottata e le prime ore del mattino caratterizzate da una pioggia battente. In ogni nostra assemblea noi stiamo intorno alla tavola del Signore ed Egli ci presenta il suo pane vivo, il vero cibo per mezzo del quale siamo uniti a Lui e fra noi. Facciamo sì che sia più vivo che mai oggi il nostro desiderio di accoglierlo. Se siamo deboli, se dubitiamo, Egli viene a mantenerci in vita, a ridarci la speranza. E se facciamo fatica ad amarci, Egli viene a stabilire la comunione fra noi. Ecco, celebriamo la presenza di Cristo in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucaristia, ricordando l'ultima cena nella quale Gesù ha consegnato la sua vita a noi, donandoci il suo corpo e il suo sangue. Mangiando il pane, bevendo il vino che Gesù ci offre, comunichiamo alla sua stessa vita, abbiamo il pegno della gloria futura e impariamo a donare noi stessi ai nostri fratelli sull'esempio di Lui. E oggi leggeremo il Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 1-12, dove Gesù traccia
i lineamenti dei beati, i cui nomi sono scritti nel cuore di Dio. Essi sono i poveri in spirito, gli afflitti, i miti, gli affamati e assetati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati. E di loro Gesù non dice che saranno beati, ma che lo sono, perché di essi è il regno dei cieli. E il Papa ha indossato i paramenti sacri e già all'altare quello che sentite è il canto d'ingresso: l'eterno riposo dona loro, o Signore. E con il segno della croce tra poco darà inizio alla Santa Messa. Subito dopo saluterà l'assemblea usando lo stesso saluto utilizzato da Gesù ai suoi discepoli la sera della risurrezione. La pace sia con voi. È il più bello augurio che si possa fare ad un cristiano. Ecco, Dio ponga in noi la sua dimora, ci accompagni e ci animi. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplicherò la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E la celebrazione prosegue con il canto del Kyrie. Signore, Dio della vita, abbi pietà di noi. Cristo, risurrezione nostra, abbi pietà di noi. Signore, che ci apri le porte del paradiso, abbi pietà di noi. Hai fatto passare alla gloria del cielo il tuo Figlio unigenito, vincitore della morte, concedi ai tuoi fedeli defunti che,
vinta la condizione mortale, possano contemplarti in eterno Creatore e Redentore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te, in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ha inizio la liturgia della parola. La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza. Tutti coloro che confidano nel Signore comprenderanno la verità e riceveranno da Lui la ricompensa per la propria fedeltà. Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il passo appena ascoltato ci insegna a guardare gli avvenimenti con la logica di Dio e non con il metro umano. La sofferenza dei giusti non conduce alla morte vera, ma è pegno di vita eterna. Del Dio vivente. L'anima mia. Alla prima lettura fa seguito il Salmo 41. Insieme al salmista eleviamo la nostra corale supplica al Signore perché mandi la sua verità e la sua luce. La serva nela i corsi d'acqua, così l'anima mia nela te, o Dio. L'anima mia sete del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, l'anima mia sete del Dio vivente. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio. Fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. L'anima mia sete del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia sete del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia sete del Dio vivente.
ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me. Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. L'anima nostra attende il Signore, perché Egli è la nostra difesa e il nostro scudo. Con Lui non temeremo nulla. E siamo alla seconda lettura. Cristo con la sua morte ci ha liberato dai nostri peccati e un giorno verrà sulle nubi del cielo. Quelli che non lo hanno riconosciuto si accorgeranno del loro errore. Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nella Chiesa del Cielo, la Nuova Gerusalemme, non vi saranno più lacrime. In essa Dio porrà la sua dimora, in un gaudio, in un amore eterno. Tra poco il libro dei Vangeli verrà portato a Lambona e intanto il coro, come sentite, acclama il Cristo presente nella sua parola. La proclamazione del Vangelo è il punto culminante della liturgia della parola. È tratto dal Vangelo di Matteo, il brano che leggeremo tra poco. Passa in rassegna le diverse categorie di persone alle quali è promessa la felicità eterna. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Gesù traccia i lineamenti dei beati, i cui nomi sono scritti nel cuore di Dio. Essi sono i poveri in spirito, gli afflitti, i miti, gli affamati e assetati di giustizia, i misericordiosi. Di loro Gesù non dice che saranno beati, ma che lo sono, perché di essi è il regno dei cieli. Tutti si sono seduti, tra poco, ecco, ascoltiamo Papa Francesco, la sua omelia. Ci porta due pensieri, memoria e speranza. Memoria di coloro che ci hanno preceduto, che hanno fatto la sua vita, che hanno finito la vita. Memoria di tanta gente che ci ha fatto del bene, nella famiglia, negli amici. Memoria anche di coloro che non sono riusciti a fare tanto bene, ma nella memoria di Dio, nella misericordia di Dio sono stati ricevuti. E c'è il mistero di questa grande misericordia del Signore. E poi speranza. Questa è una memoria per guardare avanti, per guardare il nostro cammino, la nostra strada. Noi camminiamo verso un incontro con tutti, col Signore, e dobbiamo chiedere al Signore questa grazia della speranza, la speranza che mai delude, mai, la speranza che è quella virtù di tutti i giorni, che ci porta avanti, ci aiuta a risolvere dei problemi, a cercare le vie di uscita di tanti problemi, ma sempre avanti, avanti, quella speranza feconda, quella virtù teologale di tutti i giorni, di tutti i momenti. Io dirò la virtù teologale della cucina, che ha la mano, che ci aiuta sempre, la speranza che non delude. E fra memoria e speranza, questa tensione, io vorrei soffermarmi su una cosa che mi è accaduta all'entrata, no? Io guardavo l'età di questi caduti. La maggioranza fa i ventenni, dai 20 a 30. Vite troncate. Vite senza futuro qui. E ho pensato ai genitori, alle mamme che riceveva quella lettera. Signora, ho l'onore di dirle che lei ha un figlio eroe. Sì, eroe, me lo hanno tolto. Tante lacrime in queste vite stroncate. E non potevo non pensare alle guerre di oggi. Anche oggi succede lo stesso. Tante persone, giovani e non giovani, nelle guerre del mondo, anche quelle più vicine a noi, in Europa o fuori, quanti morti. Si distrugge la vita
senza coscienza di questo. Oggi, pensando ai morti, avendo la memoria dei morti e avendo la speranza, ma chiediamo al Signore per la pace, perché la gente non si uccida più nelle guerre. Tanti innocenti morti, tanti soldati che lasciano la vita lì. E questo perché sempre le guerre sono una sconfitta, sempre. Non c'è vittoria totale, no, sempre. Sì, uno vince l'altro, ma da dietro c'è la sconfitta del prezzo pagato. Preghiamo il Signore per i nostri defunti, per tutti. Che il Signore li riceva tutti. E anche che il Signore abbia pietà di noi e ci dia la speranza di andare avanti e di poter trovarli tutti insieme con Lui quando Lui ci chiamerà. Così sia. E si è conclusa l'omelia di Papa Francesco, un'omelia a braccio, tutta incentrata sui nostri fratelli che hanno raggiunto la casa del Padre. Ha ricordato anche che entrando in questo memoriale ha letto sulle varie lapidi l'età delle persone sepolte qui, visto tanti giovani, e ha ricordato le loro famiglie, ha ricordato anche le tante guerre in corso nel mondo, guerre che, ha detto, distruggono la vita, chiesto il dono con le nostre preghiere, il dono della pace, detto chiediamo al Signore il dono della pace. Le guerre sono sempre delle sconfitte. Vengono rispettate ora alcuni istanti di silenzio, minuti di silenzio necessari, perché la parola proclamata penetri in profondità e acquisti efficacia. E la parola nasce proprio dal silenzio, la parola di Dio nasce dal silenzio. Beati quelli che sanno ascoltare in profondità, perché sentiranno Dio. E l'uomo ha bisogno di silenzio per cogliere quelle voci che solo nel raccoglimento diventano fonte di luce. E il Papa introduce la preghiera dei fedeli. Alla luce della Pasqua di Gesù Cristo, la comune preghiera sostenga il nostro cammino e ci alimenti il desiderio della Patria Celeste. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Ricordati di tutti i fratelli e le sorelle defunti che hanno testimoniato la fede e concedi anche a noi di vivere e morire in adesione alla tua volontà. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Accogli nella tua pace le vittime dell'odio, delle guerre e della violenza e per il loro sacrificio, unito a quello di Cristo tuo Figlio, liberaci dal male. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Concedi ai fratelli e alle sorelle che hanno scelto la verginità consacrata, segno della realtà futura, di essere nel mondo una chiara testimonianza del tuo regno. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Dona alle famiglie che sono nel lutto e nella sofferenza la consolazione della tua parola, la sola che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Ravviva in tutti noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con chi ci ha preceduto nella gloria della Gerusalemme del cielo. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Tu sai, Signore, che solo un soffio è la nostra stenza terrena. Insegnaci a contare i nostri giorni
e donaci la sapienza del cuore che riconosce nel momento della morte non la fine ma il passaggio alla pienezza della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. E siamo giunti alla liturgia eucaristica, accompagnate, come sentite, dal canto d'offertorio «O Signora, salvami con la tua misericordia», vengono portate all'altare le offerte per il sacrificio, l'acqua, il pane, il vino, gli stessi elementi che Gesù prese tra le sue mani nell'ultima cena, quando istituì il sacramento dell'Eucaristia. La carità copre una moltitudine di peccati, così insegna la parola di Dio. Le nostre offerte per i poveri siano di suffragio per tutti i defunti. Oggi, come nella solennità di tutti i santi che abbiamo celebrato ieri, ci viene proposta dalla liturgia la pagina delle beatitudini. Quel che ieri veniva proposto a noi come via alla santità, in questo giorno ci è dato per contemplare come destino, come termine del cammino. E noi amiamo pensare che a questo porto siamo giunti, siano giunti i nostri fratelli defunti, e per questo non ci stanchiamo di farci intercessori nei loro confronti. Il Signore, che ha risuscitato Cristo dai morti, dia vita ai loro corpi mortali per mezzo dello Spirito. Le offerte sono state presentate a Dio. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'odio e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta che ti presentiamo per tutti i tuoi fedeli che riposano in Cristo, perché, liberati per questo mirabile sacrificio dai vincoli della morte, ricevano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, venis unus.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, Papa Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a mettere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Al Padre della vita salga la nostra preghiera che offriamo per tutti i defunti. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro